L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta il cuore? La maglia del cuore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon martedì 8 novembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, tutto secondo le previsioni, o quasi. Roberto Stellone non è più il tecnico del Bari e al suo posto ecco il quotato Stefano Colantuono. Tutto è accaduto ieri, in tarda mattinata, la notizia dell'esonero dell'ex allenatore del Frosinone, mentre nella serata, sempre di ieri, l'annuncio del nuovo tecnico. Quella di quest'oggi sarà una puntata interamente dedicata a quanto sta accadendo in queste ore attorno al pianeta Bari. Sentiremo diverse opinioni, ma non mancheranno le notizie, le indiscrezioni e ovviamente la vostra immancabile voce. Bene, iniziamo subito, ma prima vado a salutare il nostro Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao, ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ti eri appisolato? Che è successo? No, no, è tutto a posto. Ok, non ti senti. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda ovviamente quello che è accaduto in queste ultime ore. Stefano Colantuono, nuovo tecnico del Bari, è una scelta che condividete, sì o no? Ancora una volta cambia guida tecnica nel corso della stagione, che sia Paparesta o sia Giancaspro, il risultato non cambia, ennesimo ribaltone, via Stellone, ecco Colantuono. Leggiamo il comunicato diffuso nella serata di ieri dalla società biancorossa. FC Bari 1908 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Stefano Colantuono sulla base di un accordo fino al 30 giugno 2017 con un'opzione di rinnovo per il 2018. Il tecnico dirigerà il primo allenamento oggi alle 14:30 e sarà coadiuvato dall'allenatore in seconda Roberto Beni, dal preparatore atletico Gian Battista Venturati, dal preparatore dei portieri Mariano Coccia e dai collaboratori tecnici Michele Armenis, Giovanni Loseto e Salvo Acella. Gli ultimi due ovviamente erano già presenti nei precedenti staff. Come detto ieri, decisione della società che sembrava inevitabile, così come lo fu quella di Paparesta la scorsa stagione col cambio Nicola Camplone. Società che voleva comunque affidarsi ad un tecnico esperto in grado di dare il cosiddetto scossone, ma come abbiamo raccontato ieri erano due i contendenti, Andrea Mandorlini e Stefano Colantuono. Colantuono era in cima, è stato sempre in cima alle preferenze della società, ma il suo, diciamo, tentennare aveva fatto scattare il piano B, vale a dire Andrea Mandorlini che nel pomeriggio di domenica era, diciamo, in pole per la panchina biancorossa. Poi col passare delle ore Colantuono si è convinto, anche in virtù della conferma di Oddo sulla panchina del Pescara, e ha scelto di raggiungere Bari già nella giornata di ieri, ma la firma è giunta soltanto nella serata di ieri, per la precisione attorno alle 20:30, mentre Colantuono aveva raggiunto il capoluogo pugliese nel pomeriggio. C'è stato un lungo colloquio, una lunga riunione tra il nuovo tecnico del Bari e la società, perché ci sono tante le cose da mettere in chiaro. Una cosa è certa, ora c'è finalmente un tecnico dopo svariati anni scelto dal DS, vorrei dire scelto da Sogliano, quindi si dovrebbe andare avanti con una teorica, sempre teorica, unità di intenti. L'abbiamo detto a più riprese, l'errore di base commesso da Giancaspro, ma anche da Paparesta, è stato quello di scegliere prima il tecnico e poi il DS. Ora finalmente abbiamo un allenatore scelto e indicato dal direttore sportivo, quindi basta alibi per tutti, dal direttore sportivo e anche la squadra, perché più di Colantuono in Serie B è difficile ottenere, quindi ora non ci sono più alibi e più scuse, giusto Luca? Sì, non ci sono più scuse, perché Colantuono arriva in un'ottima realtà, nel senso che rappresenta, diciamo, il top per quanto riguarda il campionato di Serie B, senza nulla togliere a Stellone, che continuo a considerare un ottimo allenatore. Penso che Colantuono abbia quel curriculum in più rispetto a Stellone, perché ha tanta esperienza sia nel campionato cadetto che in Serie A, che dovrebbe fare
la differenza a questo punto. Io voglio sperare che insomma il problema fosse l'allenatore. Non penso insomma che tutte le colpe di questa situazione di classifica fossero legate alla gestione di Stellone, che comunque ha delle responsabilità, però voglio sperare appunto che con l'arrivo comunque di un tecnico navigato, capace magari anche di adattare il proprio credo tattico alle caratteristiche dei calciatori a disposizione, si possa compiere un salto di qualità. Ora continueremo a parlare di quanto accaduto, ma prima c'è un radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Buongiorno ragazzi, sono Daniele. Ciao Daniele. Io volevo dire la mia sempre da tifoso. Sono dispiaciuto comunque per Stellone, perché comunque abbiamo avuto un grande allenatore. Tant'è vero che a Frosinone è stato 6 anni e per rimanere una squadra circa 6 anni c'è qualcosa di buono. Per quanto riguarda Colantuono, la società ha fatto un ottimo acquisto. Adesso dobbiamo vedere i giocatori come svolgono il proprio lavoro. Io, sempre da tifoso, Nicola, da ignorante, preferisco prendere 5-6 giocatori di Serie C titolari, farli giocare, prendersi proprio il cartellino alla società di 5-6 giocatori di Serie C, quelli che hanno fame, giocatori che hanno fame. Che cosa ne pensate? Grazie, salve. Grazie, ciao Daniele. Vabbè, diciamo che sia questa tua osservazione che quella precedente si può ricondurre in un'unica ottica: Bari non è Frosinone. Se Stellone è rimasto tanti anni a Frosinone perché a Frosinone non c'erano le aspettative che ci sono a Bari, se si può pensare ad una squadra di giovani promesse provenienti dalle categorie inferiori, è un discorso che puoi fare in maniera molto molto marginale in una piazza come Bari. E il discorso è sempre lo stesso, al di là degli obiettivi dichiarati o no dalle varie presidenze, dalle varie dirigenze, Bari in Serie B gioca, deve giocare per andare in Serie A, e su questo non penso che siamo tutti d'accordo. Una piccola notizia: ieri così quasi in maniera spontanea ho voluto contattare Roberto Stellone per capire un po' anche quale fosse il suo umore, per ringraziarlo per quello che ha fatto, perché comunque sì, è stato un tecnico che si è impegnato, ha fatto quello che poteva, ha commesso degli errori. Vabbè, non vi riferisco quello che si è detto, però lui una cosa mi ha colpito e che voglio girare anche a voi. In pratica lui si scusa per aver non disatteso quelle che erano le aspettative della tifoseria biancorossa, quindi uno Stellone dispiaciuto per non aver fatto quello che era nei programmi. Quindi sicuramente un gesto di umiltà da parte dell'ex allenatore del Bari a questo punto. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione e i nostri gustosissimi gelati. Inoltre, una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché I Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la I Good Fidelity Card presso tutti i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare aggiornati su tutte le nostre promozioni e per scoprire il punto vendita più vicino. I Good Surgelati, tanta fantasia sulla tua tavola. Rieccoci, vi ricordo che potete chiamarci al numero 0805240424 oppure inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444. Vi ricordo il sondaggio odierno: Stefano Colantuono, nuovo tecnico del Bari, è una scelta che condividete? Sentiamo cosa ne pensa il prossimo amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto non capirai. Buongiorno, Peppino dei Apigi. Ciao Peppino. Allora, io non voglio essere critico per nessuno, perché alla mia età ne ho viste tante, però voi mi dovete dire a me come mai abbiamo aspettato 13 giornate. Lui a Frosinone non ha fatto niente, lui a Frosinone ha vinto perché c'era un gruppo che lui li conosceva. Come è uscito fuori dal guscio di Frosinone, si è visto ciò che ha fatto a Bari, ma 7 sconfitte e 4 vittorie, ma dove hai scelto? Meno male che non abbiamo aspettato come l'anno scorso quel signore che diceva che la squadra mi è piaciuta, che molto fa schifo pure a Crotone e non umano ancora. Il problema grosso di Bari è che quando marito e moglie stanno litigando, come si fa ad andare avanti? Come si fa? I figli
giustamente, se no poi andrà avanti dall'altro, non c'è orario di rispetto a mezzogiorno, non c'è orario di rientrare la sera, perché i due si vanno. Io mi riferisco sempre alla conferenza stampa di Sogliano contro Stellone, e Stellone ha risposto a Sogliano, e questi sono i fatti. Chi paga siamo sempre noi, perché andiamo in trasferta, andiamo là, il Frosinone invincibile il lunedì, che io mi trovavo andare a Roma, invincibile, la squadra. Va bene Peppino, grazie per il tuo intervento, grazie mille, buona giornata. Bene, leggiamo qualche messaggio giunto in redazione. Ottima scelta quella di Colantuono, adesso vedremo se fanno svegliare le capre che abbiamo in squadra. Poi credo che adesso Giancaspro e Sogliano debbano ammetterlo senza prenderci in giro, l'obiettivo è la Serie A diretta, in caso di mancata promozione assumersi le responsabilità. Questo lo scrive Filippo dal Veneto, che ci scrive: fate un caffè a Luca. L'hai preso il caffè o no? Non ancora, però lo prenderai. Siamo sul pezzo, Ok. Poi Luigi di Adelfia: fra i vari allenatori che si sono avvicendati nelle ultime tre stagioni, Colantuono è il più esperto e navigato. Se fallisce lui, la conferma che i problemi del Bari sono altri. Mi stuzzica Venturati come preparatore atletico, che sia il nuovo Ventrone dell'era Conte. E tra un po' ne parleremo. Luca, preparati, perché questo è un argomento, secondo me, molto molto interessante. Buongiorno a tutti, ancora amareggiato per l'esonero di Stellone, ma dobbiamo cambiare pagina da oggi, e dovrebbero farlo anche i calciatori, ora non hanno più alibi. Questo lo scrive Gianni da Bari. Luca, già Venturati, il nuovo preparatore atletico del Bari, una storia importante alle spalle, beh, ora non si scherza più neanche sotto quel punto di vista. Sì, è sicuramente anche questa una notizia di un certo rilievo. Lo staff comunque a disposizione di Colantuono è uno staff importante di primo livello, in linea diciamo con le caratteristiche e le aspettative legate al nome di Stefano Colantuono. Speriamo insomma che anche da questo punto di vista si riesca a costruire qualcosa di importante, perché è vero che nelle partite perse, in particolar modo nella gara contro il Novara e contro il Latina, che penso siano state le sconfitte che poi hanno causato l'esonero di Stellone, è venuto a mancare anche probabilmente il Bari dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, oltre che dal punto di vista diciamo strettamente caratteriale. Sì. Ricollegandomi invece un attimo a quello che diceva prima Peppino, legato ai contrasti tra Stellone e Sogliano, io devo ammettere che da questo punto di vista Sogliano per me rappresenta una grossissima delusione, perché puoi anche non aver scelto il tecnico, però nel momento in cui scegli di lavorare per una società devi cercare in tutti i modi di tutelare la figura del tuo allenatore e cercare di entrare in sintonia con il tuo allenatore. È stata una profonda delusione vedere addirittura in conferenza stampa accanto a Stellone il presidente Giancaspro e non Sogliano, in occasione di quella conferenza in cui Giancaspro lesse pure poi la sua lettera ai tifosi del Bari. Eh già, come avevo detto prima, ora non ci sono più alibi neanche per il DS, questo è il Bari di Sogliano al 100%, quindi vedremo che cosa accadrà. E ora spazio velocemente alla piazza virtuale del tifo biancorosso, spazio agli utenti al forum di orgogliobarese.it. Leggiamo come i tifosi baresi iscritti alla nostra piattaforma virtuale stanno commentando questo avvicendamento sulla panchina biancorossa. Partiamo dai commenti sull'esonero di Stellone. C'è Urbano II che dice: dispiace per il mister, ma davanti al primo tempo contro il Latina, che non dimenticherò mai, qualcosa di importante andava fatto. Mentre l'utente Altamura Bruxelles dice: sono erato dalla squadra e dal DS, che vergogna. L'utente Qualamano dice: mister Stellone sarà accolto sempre bene a Bari, lo sa lui, lo sappiamo tutti, anche i giocatori e la società, ma noi dobbiamo salire il prima possibile, e seppur dispiaciuto tutto sommato è giusto che sia andata così. L'utente Ceppista 81 dice: il mister avrà fatto i suoi errori, ma sicuramente fatti in buona fede, ma quello che hanno fatto i giocatori e direttore sportivo è quantomeno sgradevole. Mentre alcuni commenti su Colantuono, l'utente Solo Bari 1975 dice: ora non ci sono più scuse per nessuno e i nodi verranno al pettine. L'utente Colco: benvenuto mister, spero riporti quella sana rabbia agonistica che a Bari si vede solo a sprazzi da ormai molti anni. Infine l'utente 7000 dice: benvenuto mister, spero si riesca a dimostrare anche qui a Bari
il suo indiscusso valore. Spero che la squadra la segua e voglia sacrificarsi anche per lei. Dica ai ragazzi che Guardiola, Ancelotti o Capello non vengono se ne facessero una ragione. Infine un messaggio molto molto interessante dell'utente Dantes, che dice: se fallisce un allenatore di fascia doppia come Colantuono, in sperabile compatibilità o meglio armonia con il DS, allora per spiegarsi l'assenza di un calcio professionistico a Bari a livello del rating della città non resta che fare una seria indagine sui livelli di sanità ambientale nell'accezione più ampia del termine. Beh, messaggio molto forbito quello da parte del nostro utente, però alla fine nasconde una sacrosanta verità, perché se anche un tecnico come Colantuono dovesse fallire a Bari, allora veramente ci sono problemi che al momento ignoriamo. Bene, noi ci fermiamo, piccolo break, ma torniamo fra un minuto. Ed ora facciamo un esperimento. Proviamo a trasmettervi per radio il profumo delle specialità di Voglia di Pane. Pane e focacce di tutti i tipi e a tutte le ore. Rosticceria, gastronomia, salumeria di alta qualità, primi piatti, dolci da forno. Vi è arrivato? No, peccato! E allora correte in via Napoli 302 a Bari e lo sentirete. Voglia di Pane è molto di più di un semplice panificio. Focacce classiche e ripiene e su richiesta la squisita focaccia alla parmigiana, rosticceria con tutte le specialità baresi, gastronomia anche con primi piatti da asporto, salumeria con prodotti di primissima qualità, dolci da forno. Prepara ricchi buffet per compleanni e ricorrenze in genere. Effettua servizio a domicilio telefonando allo 080 574 98 85. Voglia di Pane è a Bari in via Napoli 302. Clicca mi piace sulla pagina Facebook Voglia di Pane Bari e scopri perché Voglia di Pane è la focaccia dei tifosi baresi. Rieccoci, è arrivato il momento di capire come la tifoseria biancorossa sta vivendo questo delicato momento. Beh, uno dei termometri più importanti del tifo barese in rete è senza dubbio il gruppo Facebook Tutti Pazzi per la Bari, il gruppo più numeroso e seguito sul social di Mark Zuckerberg, con oltre 10.000 iscritti. Noi abbiamo in linea uno degli amministratori del gruppo, il super tifoso e aspirante giornalista Antonio Genchi. Buongiorno Antonio e benvenuto qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Tra l'altro non è la prima volta che ospitiamo un amministratore del gruppo di Tutti i Pazzi per la Bari, visto che lo scorso anno abbiamo avuto con noi anche Loredana Caporizzi, che salutiamo. Allora Antonio, se non erro, il vostro gruppo non è solo un gruppo Facebook ma anche un gruppo presente in curva, giusto? Assolutamente, assolutamente. Noi da praticamente quasi 2 anni siamo presenti in Curva Nord tramite anche un bandierone, ecco, che ci rappresenta, e insomma, oltre al creare appunto un tifo sul web, diciamo, siamo anche visibili allo stadio, quindi diciamo abbiamo questa caratteristica, ecco, diciamo, questa doppia veste sia su web ma anche ovviamente, diciamo, nella realtà. Quindi diciamo rappresentiamo un po' uno spaccato, ecco, della tifoseria del Bari. Antonio, che aria si respira tra i tifosi biancorossi iscritti al gruppo? Sono più quelli felici per l'esonero di Stellone o quelli magari contrari a questo cambio? Ma senti, ho avuto un po' modo di tastare il polso tramite i post, i commenti, e ti posso dire che la maggior parte, ecco, dei tifosi non ha preso con molto entusiasmo questo, diciamo, esonero. Diciamo, faccio un confronto con appena qualche mese fa, quando fu esonerato Davide Nicola. Ricordo che all'epoca la tifoseria era convinta, ecco, della scelta fatta dall'allora società, quindi diceva ok, l'allenatore è giusto che vada via. Con Stelloni invece devo dire che un 70-80% della tifoseria ha dimostrato di essere col tecnico, gli imputava alcuni errori sicuramente, tipo errori magari di moduli, di giocatori, di caos portieri, però sicuramente, diciamo, la tifoseria almeno era col tecnico. Poi purtroppo gli eventi, diciamo anche alcune diatribe, ecco, all'interno della società hanno portato forse all'esonero di Stellone e all'avvento di Colantuono, che come sappiamo oggi inizia la sua avventura in biancorosso. Antonio, quando c'è un esonero vuol dire che il progetto tecnico estivo è naufragato, non possiamo nasconderci. Secondo te chi ha le maggiori responsabilità tra tecnico, DS, società e calciatori? Allora, sicuramente, come dicevi tu, è un progetto che era partito bene, perché parliamoci chiaro, l'avvento di Sogliano, l'avvento di Stellone
faceva presagire insomma un Bari importante. Purtroppo il, diciamo, il mancato rapporto, ecco, tra Soleano e Stellone ha portato ad una situazione conflittuale tra i due, anche in fase di mercato secondo me, perché comunque sono arrivati quasi esclusivamente giocatori legati a Soleano, vedi Moras, Martigno, lo stesso Fedele, mentre i giocatori richiesti dal tecnico ne sono arrivati onestamente neanche uno, ne riesco a vedere, diciamo, di richiesta proprio di Roberto Stellone. Quindi onestamente, diciamo, io dico sempre che quando le cose vanno male il pesce, come si suol dire, puzza sempre dalla testa, quindi le colpe secondo me sono essenzialmente della società, quindi diciamo non del DS Soleano essenzialmente. Poi ovviamente il DS Soleano si ripercuote sui calciatori, che diciamo ci si aspettava molto di più da elementi che sulla carta almeno potevano dare di più, quindi mi riferisco anche ai veri Martigno, lo stesso Furlan. Quindi inoltre il tecnico, come ho detto prima, ci ha messo anche del suo, tipo il caos portieri, insomma purtroppo è stata una serie di cose che ha portato a questa situazione, che speriamo che Colantuono, insomma, dall'alto della sua esperienza possa mettere un po' d'ordine e traghettare questo Bari dove un po' tutti speriamo, ecco. Antonio, cambiando decisamente argomento, nella conferenza stampa della settimana scorsa Gianluca Paparesta, l'ex presidente del Bari, ha parlato apertamente di social, di Facebook e di Papa Boys e Gianca Boys, vale a dire i sostenitori virtuali dell'ex patron e di quello attuale. Nel tuo gruppo questi duelli sono all'ordine del giorno, insomma una faticaccia a tenerli a bada. Che ne pensi di questa divisione che c'è nella tifoseria, soprattutto nel mondo web? Ma diciamo che Paparesta, col il suo modo di fare, ecco, col suo carattere, col suo, diciamo, con la sua, il suo fatto, diciamo, di essere molto estroverso, ha conquistato indubbiamente molti tifosi, perché comunque è una persona che, al di là, diciamo, di quello che ha fatto poi come presidente, una persona che comunque, anche sentendola parlare, incute un certo, diciamo, un certo rispetto, una certa, diciamo, stima. Quindi diciamo molti tifosi, tra cui anch'io all'epoca, ero, diciamo, uno che sperava che Gianluca Paparesta potesse essere quella figura che il Bari cercava da anni. Purtroppo le cose sono andate male, quindi molti tifosi hanno giustamente cambiato pensiero, quindi si sono schierati essenzialmente con Cosmo Giancastro. Io personalmente sono uno che ringrazio ovviamente il nuovo presidente, perché parliamoci chiaro, al di là di quello che dice Paparesta in conferenza stampa, che Giancastro non ha salvato il Bari. Per me Giancastro ha salvato il Bari due volte, sia l'anno scorso quando c'era da pagare gli stipendi, che a giugno quando la società era sull'orlo praticamente del, diciamo, di un nuovo fallimento, perché soldi non ce n'erano. Quindi purtroppo sì, ogni giorno ci troviamo con i cosiddetti Papa Boys contro i Gianca Boys, soprattutto quando ci sono, diciamo, questi ritorni di fiamma della vecchia proprietà. Perfetto, io termina, Antonio, termina. La situazione si chiarisce sempre, perché insomma cerco sempre di tenere a bada un po' tutti, diciamo, mantenere un certo equilibrio, quindi ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, però diciamo fino a un certo punto, anche perché insomma non è il caso poi di eccedere o scendere. In quel caso interveniamo. Perfetto, io ringrazio l'amministratore del gruppo Tutti Pazzi per la Bari, Antonio Genchi, per essere intervenuto. Antonio, grazie mille, buona giornata e un caloroso saluto a tutti gli iscritti del tuo gruppo che ci stanno ascoltando. Ciao Antonio. Bene, noi ci fermiamo un attimo, ma restate con noi. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14.
Bene, rientriamo, leggiamo qualche altro messaggio. Colantuono è un buon allenatore, ma se non rinforzi la squadra non si va da nessuna parte. Questo lo scrive Vito da Altamura. Intanto ci sono delle note vocali, ben tre note vocali che cercheremo di leggere domani, perché ora è il momento dell'approfondimento tecnico per commentare quanto sta accadendo in queste ore nella FC Bari. Ci affidiamo all'ex responsabile del progetto Academy Bari, ex calciatore e ora stimato opinionista televisivo, Marcello Sansonetti. Buongiorno Marcello e benvenuto qui a Tanto Non Capirai. Buongiorno, buongiorno a tutti, Nicola, a te e a tutti i nostri telespettatori. Allora Marcello, era nell'aria e alla fine è arrivato l'esonero di Roberto Stellone, scelta che condividi? No, non condivido, però era una ormai condizione in una condizione sine qua non, nel senso che c'era lo strappo con il direttore sportivo evidente e quindi non si poteva perdere altro tempo. A malincuore, anche in televisione ho detto la stessa cosa, a malincuore andava presa questa decisione anche prima, perché era l'unico modo per riprendere e rilanciare la squadra verso una classifica migliore. Stellone, che verrà sostituito da Stefano Colantuono, credi rappresentasse il meglio presente sul mercato degli allenatori, la scelta migliore? Senti, sicuramente è un allenatore di grido, che negli ultimi anni ha fatto la Serie A. Per la verità negli ultimi anni non ha fatto benissimo la Serie A, visto che ci sono state delle defezioni, degli esoneri, ultimo quello cruciale a Udine, però è un profilo sicuramente di spessore ed è un profilo conosciutissimo al direttore sportivo e quindi anche ad alcuni giocatori della squadra. Ciao Marcello, buongiorno, Luca Deleteris. A proposito proprio di questo, ti chiedo da dove passa il rilancio del Bari. Sicuramente il compito di Colantuono sarà quello di rilanciare magari anche qualche calciatore come De Luca, che ha avuto a disposizione anche nell'Atalanta. Sì, però non possiamo aspettare che De Luca, che arrivi Colantuono per vedere il De Luca che tutti ci aspettavamo negli ultimi tre anni. Io me lo auguro come tifoso sicuramente, perché De Luca ha delle qualità, però fino adesso non le ha mai messe in evidenza e quindi deve ritrovare prima se stesso che piuttosto che un allenatore amico, secondo me. Sì, poi a livello tattico secondo me il mister non ha neanche le idee chiare in questo momento di quello che sarà il suo schema, il suo modulo. Perché lui comunque non è un integralista, è un allenatore che varia molto dal 4-4-1-1, che poi in fase offensiva diventa un 4-2-3-1, anche l'anno scorso ha visto anche giocare le sue squadre, hanno giocato anche con la difesa a 3, con il 3-5-2. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con Marcello Sansonetti. Marcello, quando le cose non vanno bene nel calcio, si sa, il primo a pagare è sempre l'allenatore, però penso che anche altri, l'hai accennato prima, abbiano delle colpe. Secondo te quali sono le colpe di Sogliano? Assolutamente le colpe vanno divise. E, a mio avviso addirittura l'allenatore alla fine è stato messo in condizioni di perdere la lucidità. Le colpe vanno divise, sì, vanno divise tra la dirigenza, il presidente e il direttore sportivo. Al presidente ci sono un paio di errori da evidenziare. Il primo, secondo me il più evidente, è quello che se un progetto dichiarato triennale, inizialmente è stato detto un progetto triennale, perché non si è investito sui giovani e atteso la loro maturazione? Cioè, se è stato esonerato l'allenatore vuol dire che il progetto prevedeva la vittoria già da quest'anno, dalla vittoria del campionato già dal primo anno. E se così fosse, secondo me la campagna acquisti non era all'altezza di vincere il campionato già dal primo anno. Questo è quello che si può rimproverare al presidente, anche il fatto di non aver sostenuto l'allenatore gestendo il direttore sportivo in una diciamo non facile convivenza. Convivenza, sì.
Marcello, Bari, come ha detto, riparte da Colantuono. Secondo te da chi e da cosa dovrebbe ripartire l'ex tecnico del Bari? Cioè, cosa c'è di buono in questa squadra? Allora, in questa squadra c'è una difesa, una coppia di centrali, secondo me la più forte del campionato, che è Moras e Di Cesare. Ha un terzino destro, Sabelli, che è stata una piacevole riscoperta, perché sta andando a livelli altissimi, sta giocando sia la fase difensiva che la fase offensiva. La catena di destra veramente prende lustro dalle sue giocate, la sua condizione fisico e psichica. A centrocampo ti direi nessuno, perché abbiamo centralmente giocatori di quantità, però ci manca assolutamente un play basso di qualità e un suo sostituto addirittura, quindi ci mancano due elementi. Sugli esterni ancora non abbiamo visto nessuno saltare l'uomo, giocare in velocità, essere contento, proprio si vede la giocata, no? Cercare la giocata anche funambolica, ma non si trova mai la superiorità numerica lì davanti. E poi abbiamo Maniero, che è un bomber a tutto tondo, quindi sicuramente potrà contare sull'asset Maniero, i due centrali di difensiva, cioè una difesa, diciamo, che anche con spostando Cassani diventa una linea 4 che insomma è affidabile. Marcello, ultima battuta flash, secondo te su quale modulo punterà Colantuono ed eventualmente pensi che questo organico possa essere utilizzato anche per altri moduli, altri modi di giocare? Allora, partendo dalla composizione di questa rosa, per come è stata fatta, diciamo che questo il modulo che dovrebbe mantenere è quello della difesa a 4 e soprattutto del centrocampo con gli esterni alti, perché ce ne sono 5-6. Dovesse giocare con un centrocampo a 3, e quindi facciamo un esempio, Fedele, Romizzi e Valiani, non ci sarebbero sostituti all'altezza di questi tre, cioè non all'altezza tecnica, ma all'altezza tattica di questi tre, perché poi avremmo in panchina tutti gli esterni, Fedato, Furlan, Martigno, e poi Dumbia. Tutti gli altri, Dumbia e... ora non mi vengono tutti, però ce ne sono 4-5 di esterni. E per quanto riguarda il modulo, a mio avviso potrebbe essere effettivamente il 4-4-1-1 con lì davanti Brienza e Maniero alle spalle di Maniero, uno a fare trequartista e l'altro a fare la punta centrale. Vedremo un pochino che cosa si studierà il nuovo tecnico del Bari Colantuono. Io ringrazio Marcello Sansonetti per essere intervenuto ai nostri microfoni. Marcello, grazie mille, buona giornata e ci aggiorniamo prossimamente. Assolutamente, buona giornata a voi e grazie dell'invito. Grazie alla prossima. A te Marcello. Bene, noi ci fermiamo, linea alla regia, ma torniamo subito. La tua sicurezza in auto ha un solo nome, Colella Gomme. Da sempre il punto di riferimento per chi vuole dalla sua auto le migliori prestazioni in tutta sicurezza. I migliori pneumatici ai prezzi più bassi del mercato. Michelin, Pirelli, Colella e Kumho Direct Platinum Point. Convergenza, equilibratura, custodia e sostituzione pneumatici invernali. Meccanica leggera, centro revisione auto e moto. E oggi da Colella Gomme puoi usufruire del comodo servizio di presa e consegna auto a domicilio. Così mentre sei in ufficio, la tua auto verrà messa a punto. Colella Gomme è a Bari in via Aulisio Rotonda Santa Caterina. Telefono 080 566 20 44. Sconti speciali e omaggi a tutti i tifosi della Bari e ascoltatori di Tanto Non Capirai. Bene, ultima parte di trasmissione. Diamo un'occhiata a qualche titolo di giornale. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Bari, ecco uno specialista. Colantuono sa come si fa. L'allenatore romano, grande conoscitore dell'A, nelle ultime tre esperienze in B ha ottenuto due promozioni alla guida dell'Atalanta. Un altro articolo di Franco Cirici, Stellone, l'allenatore scelto da Giancaspro dura meno di Mangia.
Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido, la svolta, grinta Colantuono, Bari guarda in alto, accordo con l'ex allenatore dell'Udinese, 8 mesi e rinnovo in caso di Serie A. Poi c'è un editoriale di Tullio Calzone, senza Stellone, adesso tocca alla squadra. Cambiamo ancora giornale, Epolis Bari, articolo di Maurizio Spaccavento, Stellone già tramontato, si riparte da Colantuono. Infine ultimo giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, articolo di Antonello Raimondo, Bari ha convinto Colantuono, ora è il progetto di Sogliano. Il tecnico romano ha firmato in serata, parte la rincorsa alla zona playoff. Poi c'è un editoriale di Nanni Campione, cambiamento necessario più che utile. Rimane senza risposta ancora l'interrogativo di fondo. Quali sono le aspettative biancorosse? Poi c'è un'intervista di Davide Lattanzi a Gennaro Del Vecchio. Del Vecchio garantisce sì è l'uomo giusto, un trascinatore ma anche un tecnico elastico e preparato. Poi una statistica di Gianni Antonucci, dal 1928 è il tecnico numero 65, 2 promozioni con l'Atalanta. Infine un trafiletto dedicato al nuovo staff, alla presentazione, uno staff di 3 persone, oggi primo allenamento Armenis e Giovanni Roseto tra i collaboratori. Bene, è veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio e saluto Luca Deleteris, ciao Luca, domani. Ciao Nicola, domani, una buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio anche Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito, mentre io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.